E dunque, che succede? Cosa succederà se non dovesse esserci più nemmeno il reddito di cittadinanza e venisse abolito? Ci saranno delle misure alternative, altrettanto efficaci? Beh, questa sera ne parliamo intanto con Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle. Buonasera, ben arrivato. C'è ancora qui con me Angelo Bonelli, Europa Verde. Bentornato a Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella. Buonasera, io dico grazie. Sempre intellettuale conservatore. Benissimo. C'è ancora il nostro Luca Sommi collegato con noi e è ritornato, l'abbiamo scongelato, il nostro Alessandro Cattaneo, Forza Italia, eccolo qui. Buonasera. Grazie. E allora, Castellone, io comincio con lei. Qui abbiamo visto una storia che ci racconta due cose, ci racconta tutto l'aspetto per cui il reddito di cittadinanza è stato così importante e ci racconta anche le sue criticità, perché invece chi vuole lavorare ha faticato a trovare un modo di lavorare. Se voi non andate al governo, ed è verosimile andando da soli che non ci andrete, il reddito ce lo lasciamo alle spalle, lo salutiamo? Il reddito fa parte di una visione di riforma del mercato del lavoro di cui rappresenta la prima parte. Noi già nel 2013 abbiamo proposto di rivedere il mercato del lavoro partendo proprio da una misura di sostegno alle fasce più deboli della popolazione che esisteva in tutta Europa. Tranne in Italia, nel 2018 l'Italia era l'unico paese che non aveva una forma di sostegno per chi vivesse sotto la soglia di povertà. E grazie al reddito di cittadinanza in pandemia noi abbiamo supportato 3 milioni di persone. Di questi 3 milioni di persone, 2 milioni sono anziani, sono disabili, sono persone che comunque non sono abili al lavoro. Al reddito di cittadinanza si aggiunge la seconda parte della riforma, che è quella delle politiche attive del lavoro, che passa necessariamente per i centri dell'impiego, che devono essere i luoghi in cui si incrocia la domanda e l'offerta, quei luoghi pubblici, attenzione, non che le cooperative. Finora non hanno funzionato, non hanno funzionato, no? Perché partivamo da una situazione disastrosa, perché i governi che ci hanno preceduto sulle politiche attive del lavoro non hanno fatto assolutamente nulla. Nel secondo governo Berlusconi noi per i servizi al lavoro utilizzavamo appena lo 0,03% del PIL, in Germania lo 0,3%, cioè 10 volte in più. Quindi. Sostegni al lavoro significa persone che lavorano nei centri dell'impiego, in Germania sono 100.000, in Italia quando siamo arrivati erano 8.000. Abbiamo stanziato fondi per assumere 11.000 persone, sa quante ne hanno assunte le regioni? Ha risposto il governo all'interrogazione. C'è sempre questo tema anche 3.000, sulle regioni, no? Quante quindi sono le responsabilità delle regioni. Qui si scontra quel coordinamento che purtroppo non sempre non presente c'è stato. Tra allora, le norme che lo Stato centrale mette a disposizione e poi l'attuazione di quelle norme che passa per competenze regionali. Chiaramente, perché poi c'è anche la questione delle regioni. L'ultima però, cosa, il terzo no, il terzo così siete lunghissimi, dobbiamo parlare tutti, no, se no facciamo... completare il discorso. No, ci alterniamo. Replica Castellone... Rispondo con tre numeri. Il primo, le truffe sono lo 0,8% delle truffe ai danni dello Stato. Occupiamoci dei 90 miliardi di evasione fiscale e dei 30 miliardi di corruzione. Il secondo, quel milione di lavoratori, di persone abili al lavoro, di quel milione, mezzo milione già lavora, ha bisogno del reddito perché riceve un salario così basso che per arrivare alla soglia di povertà, chi lavora ma non riesce comunque ad arrivare a fine mese, 780 euro al mese vanno integrati. I centri dell'impiego in Germania, chi lavora nei centri dell'impiego sono i consulenti del lavoro che sono addirittura specializzati, una parte in persone che hanno la funzione di interagire con le aziende, un'altra parte in persone che sono specializzate per le categorie di cittadini ai quali devono cercare lavoro, giovani, anziani, donne. Come vogliamo che funzionino? Quindi lei dice il come problema sono questi centri per l'impiego che non funzionano. Come pensiamo di incrociarla? Però penso che in prospettiva sarebbe non possiamo bene ritenere il Movimento 5 dialogo. Stelle me lo esclude anche il Movimento lei 5 Stelle è un Cattaneo, avversario. Che si riavvia un dialogo. Assolutamente sì, anche perché al centro di quella coalizione come programma c'è ancora l'agenda Draghi. Oggi è stata annunciata la candidatura di Cottarelli. Che a lei non piacerebbe Cottarelli in una alleanza? Io ricordo la spending review di Cottarelli che metteva le voci su ricerca, sviluppo in voci di spesa e non di investimento. Ricordo una visione totalmente miope di quello che deve essere il futuro di un paese. Cottarelli è fautore del nucleare, non credo che a Bonelli possa andare bene quella visione. È chiaro che sono...
ci sono differenze di veduta che però fanno capire che però poi venite da quattro anni di legislatura in cui in nome lontano. Della realpolitik per poter fare le cose avete dovuto no, allora aspetti perché c'è Cattaneo lì che mi si sbraccia. Questa storia che rappresenta quello che indicano anche i dati Eures che dicono che il 43% dei giovani under 35 guadagna meno di 1000 euro al mese. Molti di questi giovani non hanno i contributi previdenziali che gli serviranno poi per avere la pensione e poi ci faremo due risate, no? Quello che però io vorrei specificare rispetto alla domanda di prima a cui non ho potuto controbattere. Allora, chi parla non conosce la norma del reddito di cittadinanza, perché oggi le aziende che assumono i percettori di reddito di cittadinanza hanno diritto allo sgravio fiscale per le mensilità residue rispetto quindi ai 18 dice, mesi del reddito quello di cittadinanza. Che si propone di fare. Quindi se un'azienda vuole assumere un percettore che da due mesi percepisce il reddito di cittadinanza, avrà uno sgravio fiscale per 16 mesi, per i 16 mesi restanti rispetto ai 18. Jubilei? Ma il problema di fondo, ascoltando questa storia, che purtroppo è una storia che riguarda milioni di giovani in Italia, è il fatto che noi ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze li dobbiamo dare degli stipendi più alti, perché un giovane di 25 anni e o di 30 solo, anni non vuole percepire i soldi standard. Dobbiamo innanzitutto non vuole garantire la formazione. Mi scusi, mi lascia finire. Non, ci non sì. vuole percepire i soldi stando seduto sul divano a non fare niente. Certo vuole lavorare sì. perché il lavoro è dignità e lavorando percepire uno stipendio più alto, quindi è proprio sbagliato il vostro chi ragionamento. Chi ha tagliato i fondi alla scuola? Chi ha tagliato i fondi all'università? Chi li ha tagliati? Quali governi? Come si formano i giovani il governo per Renzi, il governo Monti, quali governi? Berlusconi? Quello del centrodestra che non governa da 10 anni. Per supportare quindi, i giovani bisogna fare tre cose. Delle regioni, uno, del centrodestra dalla che formazione. Non governa. La formazione significa rafforzare il diritto allo studio e noi l'abbiamo fatto innalzando la soglia al di sotto della quale non si pagano le tasse universitarie. Da 13.000 a 23.500 euro. Sì, no, però non voi mi può dire tutto il programma adesso. Dobbiamo abolire gli stage gratuiti, sono vergognosi, sono dei veri e propri lavori non retribuiti. Ma siete stati 5 anni però, al governo. No, aspettate, non parlate insieme. Io voglio chiedere a Cattaneo su questo però. Io però non riesco a concludere un concetto. Ma nessuno ci riesce. Il problema è che se ci perdiamo in troppi incidentali, non sono incidentali, sono gli step necessari per supportare i giovani. La formazione, l'inserimento nel mercato del lavoro partendo dalla decontribuzione per le aziende. E noi l'abbiamo fatto con la decontribuzione 100%, che permetteva di non pagare i contributi per aziende che assumevano giovani, donne e lavoratori al sud. Abbiamo fatto assumere 1.800.000 lavoratori. Il terzo, il supporto all'autonomia, quello ecco. che ascoltavamo. Allora, siccome sto finendo il tempo prima della pubblicità, però vedete che dietro di me c'è questo cercasi schiavo che darà un po' la visione di Beppe Grillo del principio. Aboliremo la povertà. Un reddito universale certo, per tutti. Universale è anche sì nella nostra visione, però torniamo al discorso di prima che non vorrei riaprire, quella del sostegno sociale, la prima fase del reddito di cittadinanza, tutte la le politiche attive. Li vorrebbe reintegrare. Allora io torno, però Maria Giovanna, Piero ha aperto diversi aspetti. Allora, questo non era né Salvini né Berlusconi che parlava di flat tax, è abbastanza plastico direi vedendolo, ma era Marco che raccontava invece una storia di cambiamento. Ora torniamo sulla flat tax, ma siccome Castellone voleva intervenire ancora sulla questione giovani che se ne vanno o che cambiano vita, prego. Volevo intervenire per dire che ogni anno sono 120.000 i giovani negli ultimi 10 anni che lasciano questo paese, spesso sono giovani altamente qualificati. Io sono stata una di loro, un dottore di ricerca, e noi in questo paese spendiamo circa 400.000 euro per formare un dottore di ricerca, poi solo uno su tre può continuare a lavorare in questo paese. Andare all'estero vuol dire avere più opportunità di fare carriera e rientrare a volte è più difficile che restare. Rientrare vuol dire rinunciare a una carriera che altrove è una carriera più meritocratica. Quindi uno Stato che condanna i propri giovani a dover accedere a un sussidio, perché poi quando parlavamo di reddito di cittadinanza anche per i lavoratori altamente qualificati questo vuol dire, è uno Stato che non riesce ad investire nel modo giusto le proprie risorse. Puoi pretendere che alzino gli stipendi, se abbassi le tasse agli imprenditori. Puoi è un'altra ricetta, loro la prendono stipendi. Alla larga, fanno però un altro giro. Castellone, questa favoletta non ci convince più. È sicuramente ecco, una ricetta antica, più. Visto che Berlusconi nel 94 diceva le stesse cose, poi ha governato per un bel po' di tempo e non so perché non le abbia fatte. Se il centrodestra avesse voluto davvero abbassare le tasse,
avrebbe dovuto evitare di mettere il veto sulla delega fiscale che arrivava in Senato la settimana scorsa, poteva andare in aula e lì era previsto il taglio dell'abolizione dell'IRAP e la riduzione poco fa, lo chiedeva a Cattaneo, infatti. È giusto che chi ha di più paghi di più, perché oggi il 90% della ricchezza in Italia è nelle mani del 40% della popolazione, quindi solo un 10% devo nelle andare mani però, scusate, devo andare in pubblicità, 60. È finito il tempo a mia disposizione, quindi grazie a tutti i miei ospiti, alcuni li tengo, non vi dico quali, voi rimanete lì perché tra poco dobbiamo parlare di un tema. Rimanete lì.